Morto sul Monte Penne il fungaiolo di 81 anni, Alberto Moscone viveva a Genova Quinto, era andato a funghi, non si avevano più tracce di lui da mercoledì. Prova ad uscire di casa dal balcone, ma cade, 24enne al San Martino di Genova in codice rosso, è successo a Sesto Levante. 100 anni corsari per il Sestri, i tifosi rossoblu si sono dati appuntamento alla mezzanotte in Baia del Silenzio per aspettare l'arrivo del 27 settembre, dove un secolo fa venne fondata l'Unione Sportiva Sesto Levante. Buonasera dal TG Tiguglio, purtroppo è stato trovato morto il fungaiolo che si era perso mercoledì sul Monte Penna. È stato trovato morto Alberto Moscone, il cercatore di funghi di 81 anni disperso da 2 giorni in Val d'Aveto. La scorsa notte i vigili del fuoco hanno individuato il cadavere dell'anziano in una scarpata del Monte Penna. Per recuperare la salma ha usato l'elicottero dei pompieri. Da accertare se l'uomo sia morto per le conseguenze della caduta nella scarpata o se abbia avuto un malore mortale che ha causato la caduta. L'anziano era andato nei boschi in località Casermette insieme ad alcuni parenti, poi si era allontanato dal gruppo e non era più rientrato a casa. Cambiamo argomento. Futili motivi riconducibili a questioni di vicinato sono alla base dell'aggressione subita da un 69enne poi medicato al pronto soccorso dell'ospedale di Lavagna per lesioni giudicate guaribili in 7 giorni. L'uomo si è rivolto ai carabinieri della compagnia di Chiavri per segnalare l'episodio. Al termine delle indagini, i militari hanno identificato il responsabile dell'aggressione, un pensionato 72enne di Levi, già gravato da pregiudizi di polizia, denunciato per il reato di lesioni personali. Un'altra brutta notizia, la Sesto Levante prova ad uscire di casa dal balcone ma cade, 24enne finito all'ospedale San Martino di Genova in codice rosso. Un uomo di 26 anni di origini bengalesi è precipitato ieri a Sesto Levante dal balcone di casa di un amico cercando di scavalcare per uscire. Secondo la ricostruzione fatta dai carabinieri della compagnia cittadina, era ospite di un connazionale che è uscito di casa per andare a lavorare chiudendo la porta a chiave, con ogni probabilità per distrazione. L'uomo ha provato allora a passare dal balcone, ma mentre scavalcava è precipitato da un'altezza di circa 7 metri. È stato soccorso dal personale del 118 ed è stato trasferito in codice rosso all'ospedale San Martino di Genova. Avevano imbrattato muri e arredi con graffiti vari. Il fatto è avvenuto a Santa Margherita Ligure. I due autori identificati sono 2 turisti milanesi. Rischiano da 1 anno a 6 mesi di reclusione e questo al termine dell'indagine condotta dalla polizia locale di Santa Margherita Ligure con la visualizzazione delle immagini delle telecamere e la comparazione tra i diversi graffiti lasciati appunto a Santa Margherita Ligure. Con la denuncia penale per imbrattamento i due, come detto, rischiano da 1 anno a 6 mesi di reclusione. E ora parliamo del porto turistico di Chiavari, pace tra Tiguglio Shipping e Marina Chiavari. Marina Chiavari e Tiguglio Shipping hanno firmato una convenzione per sanare delle situazioni che avevano dato vita ad un contenzioso molto difficile. Lo spirito di collaborazione che ha caratterizzato l'attività delle due società in questa prima parte dell'anno ha permesso di raggiungere un accordo equilibrato che appiana le incomprensioni del passato e rafforza la competitività delle due marine chiavaresi, affermano Eugenio Michelino e Franco Cavagnaro, rispettivamente amministratore delegato di Marina di Chiavari, Calata Ovest e presidente di Tiguglio Shipping. Soddisfatto anche Pierluigi Piombo, presidente di Marina Chiavari, mentre il sindaco di Chiavari, Marco Di Capua, parla di unione tra Tiguglio Shipping e Marina Chiavari che si configura come un grande passo avanti nell'accoglienza turistica e promozione del nostro territorio. La scorsa settimana proprio il primo cittadino di Chiavari ha visitato lo stand del gruppo Marinedi al Salone Nautico di Genova insieme a Germano Tabaroni, vicepresidente di Marina Chiavari. Un 53enne residente in provincia di Mantova è stato denunciato dai carabinieri di Carasco con l'accusa di frode informatica. Secondo quanto ricostruito dai militari, l'uomo si sarebbe inserito abusivamente nel sistema informatico della ditta di un 56enne di Chiavari per poi appropriarsi di una somma di denaro ingente accreditata sul suo conto corrente. È tempo di bilanci per Tiguglio Shuttle, la navetta messa a disposizione da ATP per il tragitto tra Tiguglio e Aeroporto Colombo di Genova.
Il servizio Tiguglio Shuttle, la navetta ATP che collega direttamente le località del Tiguglio con l'aeroporto Cristoforo Colombo di Genova e ATP, si concluderà tra 2 giorni. È tempo dunque di bilanci. Ad oggi il numero dei passeggeri trasportati è stato di 2.029 persone, con una media di 22,5 viaggiatori quotidiani. Un anno fa, con partenze solo da Portofino, Santa Margherita Ligure e Rapallo, erano state trasportate 1.635 persone. Quest'anno circa 400 unità in più, con servizio esteso a Sestilevante, Lavagna e Chiavari. Anche in questo caso la linea di Portofino ha totalizzato 1.359 passeggeri, cioè il 67% del totale. In entrambe le linee sono stati di più i passeggeri che dal Tiguglio hanno viaggiato verso l'aeroporto, che non quelli che dallo scalo hanno raggiunto il Levante, con percentuale attorno al 70%. Ora una brutta notizia, il lutto nel mondo dello sport e della pallanuoto, nonché nel giornalismo ligure, perché un infarto ha spento a soli 68 anni il collega Guido Martinelli, giornalista sportivo e ideatore della trasmissione Pallanuotando in onda su Telegenova. Martinelli era stato addetto stampa tra gli altri club di Prorecco e Chiavari Nuoto e ovviamente da Entella TV le condoglianze alla famiglia. E adesso cambiamo argomento, parliamo di calcio perché l'Unione Sportiva Sestilevante compie 100 anni, mentre noi stiamo andando in onda, si sta svolgendo al Teatro Arena Conchiglia la festa per il centenario, ma ieri sera già gli ultras e i tifosi corsari si sono dati appuntamento a Portobello, dove un secolo fa venne fondata la squadra di calcio cittadina. Allo scoccare della mezzanotte i sostenitori rosso-blu hanno acceso tutti insieme contemporaneamente delle torce per illuminare la Baia del Silenzio. Successivamente sono partiti canti e cori per celebrare il secolo di storia del club. Bene, parliamo ancora di calcio perché a soli 2 giorni, anzi a 1 giorno dall'inizio del campionato di seconda categoria, il Framura Montareto non parteciperà al torneo e ripartirà dalla terza categoria. E appena 2 giorni fa si era dimesso l'allenatore Beppe Di Cuonzo, il Framura avrebbe esordito in campionato domani contro il Segesta, il girone sarà quindi a 13 squadre ed ogni settimana una squadra riposerà. Sale invece a 12 squadre l'organico della terza categoria, torneo che inizierà nel fine settimana del 2 novembre. Sarà recuperato invece mercoledì 2 ottobre alle ore 15 al
Cera di Rapallo, la partita di Serie D tra Ligona e Lavagnese. La gara era in programma domenica scorsa, sempre a Rapallo, ma era stato rinviato per l'allerta meteo. E sempre per l'allerta meteo era stata rinviata una doppia sfida nel campionato di Eccellenza e sono state decise le date dei recuperi. Rapallo Rivarolese e Ospedaletti si giocherà mercoledì 9 ottobre alle 19 al Macera di Rapallo, mentre Sesto Levante e Genova Calcio si giocherà mercoledì 9 ottobre alle ore 15 allo stadio Sivori. Presidente, una bella manifestazione, ma soprattutto la certezza di tanti coinvolgimenti a livello di sponsor, a livello di amministrazioni comunali. A chi si deve tutta questa grande organizzazione da dietro la scrivania? Tanta volontà, tanta determinazione e tanta passione di tutto il consiglio mio, dei consiglieri. Veramente un grazie a tutti perché, come non potevo essere l'unico artefice di questa bella serata, ma è veramente un lavoro di gruppo, di squadra, di un team vincente e che mi auguro che veramente sia la volta che lo sci Ligure riparta in pieno sprint e che effettivamente possiamo valere in ambito nazionale e riprenderci anche quei campioni che ci appartengono. Ecco, una sala completamente stracolma di gente, il che dimostra che c'è fame di sci, soprattutto dopo questi anni un po' di rallentamento. Riuscirete a soddisfare tutti con la vostra attività? Me lo auguro. Lo sforzo che stiamo mettendo è quello a 360 gradi e, come avete visto e sentito, dal sci alpino al sci nordico, al freestyle, al sci alpinismo e anche purtroppo quella pecca dei disabili. Esame. Però comunque noi stiamo cercando un lavoro che comunque soddisfi tutte le attenzioni. Come diceva, le attività che ci danno supporto, ci aiutano, ci hanno permesso di arrivare a questa serata con un programma, con un calendario gare veramente ricco e interessante, ma nello stesso tempo non pesante per le famiglie. Innanzitutto, senza la base non riusciamo a arrivare da nessuna parte. La volontà di separare il circuito è proprio di valorizzare ancora di più questi piccoli campioncini, questi baby cuccioli e ragazzi allievi che comunque si alzano presto la mattina, hanno altre, diciamo, attenzioni, però nello stesso tempo con loro lo scopo è quello appunto di dare vitalità e di dare un senso a quello che facciamo. Villa, in questo convegno è risaltata la figura del comune di Genova, tuttavia la domanda è: neve ce n'è pochissima, che ci azzecca il comune di Genova con questa collaborazione? Sì, neve ce n'è pochissima a Genova, ma invece a Genova ci sono tanti genovesi che praticano lo sci e quindi il comune ha ritenuto giusto partecipare a questo incontro di presentazione della stagione invernale della Federazione Regionale Ligure e Genovese perché ritiene che ci debba essere una stretta collaborazione con le società sportive, i vari sci club che sono numerosi tra l'altro su tutto il territorio del comune di Genova per far sì che si promuova lo sci come tutti gli altri sport nei giovani e nei meno giovani. Ecco, ma voi cosa fornite allora? Sì, noi ecco, la speranza è quella di collaborare certamente con le società e con gli sci club proprio a far sì che si trovino insieme quelle forme, quelle disponibilità nei locali sportivi di proprietà comunale perché si possa fare la ginnastica preparatoria allo sci stesso. Ecco. Siamo in compagnia di Greta Zecchieli, responsabile della banda giovanile di Lavagna, e le chiediamo di questa interessante iniziativa che è l'Open Day che si terrà sabato prossimo. Esatto, questo sabato pomeriggio, che è il 28 settembre, è il terzo anno che facciamo questa bellissima iniziativa insieme ai ragazzi e ogni anno la vogliamo ripetere proprio per questo motivo, perché ogni anno speriamo che ci sia sempre una maggiore affluenza anche di ragazzi, di ragazzini piccoli che vediamo che hanno voglia proprio di iniziare a entrare anche un po' nel nostro mondo, no? Nel mondo della musica, di iniziare a provare un nuovo strumento, quello che gli si avvicina di più alle loro caratteristiche.
Quindi cosa ci sarà da fare a questo Open Day? Allora, i ragazzi potranno venire, sia che suonino già uno strumento o meno, comunque possono provarli. Ci sono i ragazzi che studiano già qua nella nostra scuola o che fanno già parte della banda giovanile, che illustreranno un po' gli strumenti, quindi loro possono girare di stazione in stazione e provare un po' diversi strumenti e diversi ambiti. E ci sarà poi un momento di musica d'insieme in cui i ragazzi della giovanile suoneranno un po' i pezzi che hanno presentato anche ad alcuni concerti quest'estate. E niente, poi si concluderà con un rinfresco un po' aperto a tutti. La banda è una realtà meravigliosa, ma Nicola ce la saprà descrivere molto meglio. Io ho deciso di venire in banda grazie ai miei amici che, come me, suonano uno strumento. E però una volta venuti in banda ho trovato un sacco di altre persone fantastiche e mi sono divertito un sacco insieme a loro, soprattutto ai campi e alle prove. Nicola ha parlato di campi, quindi oltre musica, amicizia, ci sono anche i campi. Qualcosa di più. Allora, io ho fatto animatrice al campus estivo di quest'anno e facciamo campi estivi ormai da 4 anni. E cosa sono questi campi? Sono 4 o 5 giorni d'estate e l'anno scorso anche una invernale di 3 giorni in cui oltre a suonare, in cui ci saranno infatti anche lezioni di musica d'insieme, facciamo anche giochi tipici dei campi estivi appunto. Per creare oltre a un gruppo musicale anche un gruppo di amici, diciamo coeso e unito. E appunto vediamo che questo, riesce a mantenere i ragazzi, diciamo, in banda e allo stesso tempo di farli suonare più volentieri e di continuare in questa carriera musicale. A questo punto chiediamo l'esperienza a un animato, o meglio, ti chiami? E Leonardo. ci racconti qualcosa di quello che avviene nel campo? Appunto, come ha già detto la Carolina, al campo si fanno giochi e musica d'insieme. Io ormai faccio i campi dal primo anno, quindi è da 4 anni che faccio tutti i campi, ho fatto pure quello invernale. E appunto, secondo me è un posto molto bello perché appunto lì ho trovato i miei amici e con cui tuttora esco. Oltre ai campi, usciamo appunto fuori, ci vediamo quasi ogni giorno. E concludiamo con Jessica, responsabile anche lei del settore giovanile della banda, che ci ricorda appunto di questo interessantissimo evento. Esatto, dopo tutti questi bellissimi interventi che avete visto, non potete far altro che venirci a trovare sabato 28 settembre alle 15:30 qua nella nostra sede. Sede Via Dante 15. La voce delle nostre allieve, perché adesso le mettiamo proprio sotto torchio. Ecco, le vedete, queste qua sono il nostro gruppo Children e Junior, perché c'è un po' di tutto. Allora, ragazze, come state? Siete pronte a ricominciare con questa nuova stagione in arrivo? Sì. Sei pronta? Ma come ti chiami? Ilaria Garbarino. Ilaria Garbarino, ma cosa dici? Quest'anno qua lo vedi duro, tosto o tranquillo? Sarà tutto bellissimo, sorprendentemente facile? Come lo vedi? Allora, facile no, di sicuro. Sarà un anno tosto e di tanto, tanto, tanto lavoro. Come ti chiami? Eleonora Ganzini. Ma di un po', ma è vero che hai vinto una borsa di studio per Amburgo, te? Sei una settimana di stage e audizione. Wow! Ciao! Ciao!
tutto bene? Siete venute a fare le vostre danze qua? Vi piace? Siete contente di riniziare? Sì! Bene, allora, mi dite velocemente solo i vostri nomi? Tiana! Come l'hai detto veloce? Ioana, Egle, Giulia, Gaia, Chiara, Chiara, Beatrice, Alessandra, Sofia, Simona. Molto bene, ma è tanto tempo che fate danza voi? Sì, sì, sì. Ragazze, pronte ad iniziare? Sì. Molto bene. Oh, amore, senti un po', ma tu come ti chiami? Alessia. Ma quanti anni hai? 'Naima Academy Chiavari, logicamente non c'è solo classico, moderno e contemporaneo, ma abbiamo anche video dance e abbiamo anche break dance e hip hop. Ecco qua tre elementi in scaletta, vedete? E lavorano con noi, c'è chi da più, da chi meno tempo, però sono tutte e tre molto bravi e fanno break dance e hip hop. È divertente poi tutto, cioè mano a mano che lavori diventa tutto più semplice. Quando sento tipo della musica, anche quando dormo di nuovo, e quando sento della musica inizia il mio sangue, inizia a muoversi e si agita. Nell'hip hop di break, che è molto bello, che ti serve per sfogarti, per migliorare nelle tue performance di ballerino, per diventare anche più bravo. Buongiorno a tutti, vi aspettiamo dal 23 settembre per provare i nostri corsi di danza qui al Centro Benedetto Acquarone e presso le nostre sale, e dal 23 settembre appunto i vari corsi di danza gioco, danza classica, danza moderna, contemporanea, break dance, hip hop e video dance. E chiaramente dopo vi spiegherà Michael i nostri ultimi risultati, e noi puntiamo molto al percorso accademico rivolto al professionismo, ma teniamo molto a invitare i nostri piccoli che si vogliono cimentare in questa nuova disciplina, nella danza, e infatti teniamo molto a un percorso amatoriale e appunto dividiamo tutti i corsi in base al livello e alla fascia d'età. E vi aspettiamo quindi dal 23 settembre per le prove gratuite. Buongiorno a tutti, i risultati importanti di quest'anno oltre alle vincite dei concorsi sono stati l'anno precedente, quindi il nostro primo anno di attività, Chiara Padula che è stata presa per l'ADT percorso a Verona sotto la guida di Greta Bregantini. Quest'anno invece Giulia Bergamino ora è in Accademia a Cannes, l'Accademia di Rossella Hightower. Inoltre Alberto Pecetto, già arrivato da noi ormai formato, è stato però preso lo scorso anno alla Delatre Dance Company, diretta proprio da Stéphane Delatre, e quest'anno invece presso il Ballet de Catalunya sotto la direzione artistica di Elias Garcia Herrera. Inoltre abbiamo anche la Atena Maiolino, presa al Conservatorio e Università di Madrid, sotto la direzione di Yoshi, e quindi aspettiamo nuovi giovani promesse della danza per crescerle e portarle poi avanti nel futuro.
Allora, questa è la Naim Academy Chiavari, cioè noi tre. E sono felicissima di avere questi due meravigliosi soci, e oltretutto maestri meravigliosi, il mio direttore artistico e la mia qui presente amica da una vita, ma anche direttrice organizzativa di tutto quanto, oltre che insegnante. Per cui vi aspettiamo, numerosi, bambini venite, perché vi facciamo crescere bene e con tanta gioia nel cuore e tanta voglia di ballare tutti insieme. Bacio. Previsioni per domani, sabato 28 settembre. Cielo molto nuvoloso al mattino, con possibilità di isolate piovigini. Ampie aperture dal pomeriggio. Vento debole da est e sud-est, mare poco mosso. Le temperature previste sulla costa tra 17 e 23 gradi, nell'entroterra tra 10 e 21 gradi.